istruzioni per l'uso. Tutto quello che è l'evoluzione del jazz moderno ruota attorno a questo strumento. Si parte sicuramente dalle origini, ci vuole una grossa conoscenza storica, secondo me, di linguaggio. Elvin Jones, magari, no? Che è stato quello che ha introdotto veramente il modo di suonare poliritmico e quindi un modo, anche se vuoi, abbastanza tribale. Cosa ha fatto realmente? Facci sentire esattamente qual è stato l'approccio di... Quello che ha cambiato Elvin Jones. Prima di Elvin Jones suonavano in questo modo, suonavano benissimo. Magari. Ecco, questo ad esempio Elvin Jones non lo faceva. Lo faceva Philly Joe Jones, lo faceva Jimmy Cobb, questi grandi batteristi. Grady Tate. Grady Tate, via dicendo. Taylor. Grandi. Elvin Jones faceva più questo, quindi diciamo ha introdotto la famosa terzina larga di cui poi si è tanto parlato. Parecchio, perché in realtà parte tutto da... Ed ecco che sì. È tutto da lì, mamma Africa. E poi a un certo punto esplode la figura di Jack DeJohnette, che è portata al successo anche dalla presenza costante accanto a Keith Jarrett, il pianista. Jack DeJohnette, secondo me, è l'erede naturale del discorso che ha iniziato Elvin, e sia il discorso ritmico, quindi anche il modo di intendere il tempo, molto rilassato, e ancora più tecnicamente parlando il discorso delle terzine, quel tipo di portare avanti il discorso poliritmico, appunto. E poi il suono, un approccio comunque molto, molto tribale con il suono, lo senti sempre su questi tamburi, sempre ben presenti. Che cosa aggiungerebbe Jack DeJohnette? Ma Jack DeJohnette ha aggiunto, voglio dire, avendo più tecnica, quindi ha aggiunto dei colpi in più in realtà. Jack DeJohnette magari... fa qualcosa del genere magari a tempo, quindi tu senti, e che comunque, per fare un esempio, insomma, poi bisogna farlo in modo musicale, in un contesto musicale non è semplice, però ha portato avanti, insomma, questo discorso qui. Ha complicato ancora di più dal punto di vista forse tecnico, perché Elvin aveva già dato insomma le basi per tutto quello che è arrivato dopo. Tony Williams è un altro dei padri fondatori della batteria del jazz contemporaneo? Sì, direi di sì. E in che cosa ha innovato, in che cosa ha cambiato il discorso? Lui era, insomma, da giovanissimo, aveva già un linguaggio assolutamente maturo e moderno. Philly Joe Joe disse: se hai bisogno di qualcosa di nuovo, di spumeggiante, insomma, c'è questo ragazzino che è veramente forte. Che era anche abbastanza sicuro di se stesso da dire a Miles di mettersi a studiare perché non riusciva a stargli appresso, certo. No? Questa è una storia vera. E Miles, in questo caso, dimostrando di essere un uomo molto intelligente, riprese in mano gli esercizi di flessibilità e si mise a studiare. Trompa, cercando di stargli appresso. Certo. Perché in effetti è incredibile il livello tecnico di Don Williams. Sì, anche, sì, no? Sì, era incredibile il livello tecnico, sicuramente. Cioè, lui passava delle giornate intere, poi, insomma, ascoltando alcuni dischi bellissimi, giornate intere sul piatto, e quindi riusciva a fare delle cose sul piatto che per una persona normale ci vogliono due mani. Cioè, la differenza tra un batterista come Tony Williams ed Elvin Jones e i contemporanei, cioè, era veramente
erano grandissimi, geniali, ma erano veramente diversi, soprattutto il modo di portare il tempo proprio sul piatto, cioè Tony Williams era molto più dritto, esatto, no? Di fare così anche sulla batteria, linguaggio molto più a ottavi, il suo più serrato, insomma. L'evoluzione poi successiva a questi batteristi, raccontacela tu, che succede dopo Elvin, dopo Jack DeJohnette, dopo Tony Williams? Ce ne sono stati ancora tanti, allo stesso Jeff Watts, quello che ha fuso i vari stili negli anni Ottanta, c'era Joy Baron, appunto, c'è Joy Baron, questi sono vivi, sono anche giovani, ci sono dei batteristi formidabili che io stimo tantissimo. Bill Stewart è un batterista che mi piace tantissimo, che ha comunque una musicalità incredibile, e anche, ecco, è riuscito a dare ancora un pizzico di originalità, quindi ancora qualcosa in più, e questo dimostra che se c'è talento non c'è limite, se c'è talento sulla faccia della terra si andrà sempre avanti.